Il drago di Komodo è la lucertola più grande oggi esistente. Vive solo in poche isole dell'Indonesia, ma secondo gli scienziati la specie non è affatto originaria di quelle parti. I suoi resti fossili sono stati ritrovati anche in Australia orientale e alcuni erano vecchi addirittura 4 milioni di anni. Questo lucertolone è un predatore all'apice della catena alimentare e può predare cervi, bufali e cinghiali. Più precisamente, il drago di Komodo mangia qualsiasi cosa. Dati i suoi gusti non certo schizzinosi in fatto di cibo, si pensava che il morso di questa specie fosse fatale a causa dei numerosi batteri nella sua saliva. In realtà è una delle pochissime lucertole velenose esistenti al mondo. Il gaviale è un rettile molto raro, vive in India e sembra davvero un superstite dell'epoca preistorica, impegnato a competere con i dinosauri. Questi rettili in effetti sono in giro da decine di milioni di anni. Il suo muso così lungo e stretto è armato di denti acuminati. Sembra strano a prima vista, ma è ideale per catturare la sua fonte primaria di cibo, i pesci. Così come i coccodrilli, anche i gaviali sono genitori amorevoli. Le femmine depongono le uova in vari nidi, vicini l'uno all'altro, proteggendoli dall'acqua e da potenziali predatori. I piccoli, poi, al primo segnale di pericolo, corrono verso la mamma e si rifugiano al sicuro salendo sopra la sua testa. Lo storione è un pesce dall'aspetto antico, preistorico e non a caso. Esiste da almeno 250 milioni di anni. I suoi fossili sono stati ritrovati in tutto l'emisfero boreale. Al giorno d'oggi lo si trova soprattutto nei fiumi e nei laghi, ma alcune specie sono in grado di attraversare anche gli oceani e tornare nei fiumi o nei laghi per riprodursi. In media può vivere fino a 50-60 anni e superare i 5 metri di lunghezza. Alcuni saltano persino fuori dall'acqua, ricadendo poi così rumorosamente che li si può sentire da quasi un chilometro di distanza. Nessuno sa perché, forse è un modo per comunicare. Il solenodonte è uno dei pochi mammiferi velenosi. Dal corpo tozzo e robusto è endemico dei Caraibi ed esiste da almeno 70 milioni di anni. Sa arrampicarsi sugli alberi, ma lo fa solo in rari casi. La sua andatura è curiosa, sembra quasi ondeggiare. Se necessario, però, è in grado di correre veloce su brevi distanze. Lo si riconosce poi per i particolari versi che emette, cinguetta e squittisce. Sotto la pelle è dotato di ghiandole che emettono un distintivo odore caprino. La specie è notturna e carnivora, utilizza il lungo muso per sondare il terreno e le foglie in cerca di prede. Il muso è persino flessibile, come le nostre scapole. In questo modo può esplorare anche spazi molto angusti, aiutandosi con i robusti artigli per tirar fuori le prede, magari dai tronchi. Lumache, lucertole, rane, invertebrati e uova sono i suoi piatti preferiti. La lampreda di mare è un antico pesce parassita, diffuso nell'ovest e nel nord dell'Atlantico. A causa della particolare forma del suo corpo, viene molto spesso confusa con un'anguilla. La lampreda è rimasta pressoché identica per oltre 340 milioni di anni ed è sopravvissuta ad almeno 4 estinzioni di massa. Ha un acutissimo senso dell'olfatto e usa gli odori per comunicare con altri esemplari della sua specie e per orientarsi nell'oceano. Ma guarda bene i suoi denti. Sono sistemati in almeno 12 file, tutti messi in circolo. Sopra la testa ha poi una sola, singola narice. Un vero e proprio vampiro del mare, la lampreda si nutre di sangue. Alcune specie sono invece non carnivore, anzi, strano a dirsi, ma non mangiano proprio. Passano tutta la vita consumando le riserve di cibo ingerite durante l'infanzia. L'echidna è un animaletto davvero simpatico, ma ci lascia le idee molto confuse. Sembra un mix tra un formichiere, un tasso e un istrice. L'echidna è un mammifero, ma primitivo, infatti depone le uova. Questa classe di mammiferi, i monotremi, comprende oggi solo l'echidna e l'ornitorinco. Gli echidna sono inoltre dotati di uno strano becco, anche se la definizione non è tanto corretta. Più che altro ha un naso molto pronunciato. Il corpo è ricoperto di aculei, in realtà dei peli corporei modificati.
Tra gli aculei è ancora presente il pelo che isola termicamente l'animale. Strano forse, ma efficace. È rimasto tale e quale, con successo, per decine di milioni di anni. Il luccio alligatore è un altro pesce dall'aspetto curioso, quasi non sembra reale. Naturalmente, trattandosi di un pesce, non è affatto imparentato con gli alligatori. Ma guarda i suoi denti così affilati e anche la forma della testa. Il nome, insomma, ha senso. La specie è antica di almeno 150 milioni di anni e oggi detiene il primato di pesce d'acqua dolce più grande di tutto il Nord America. Può tollerare anche l'acqua salmastra, ma il suo habitat preferito sono gli stagni, le paludi, i laghi e i fiumi fangosi, dalla corrente lenta. Non è pericoloso per l'uomo, ma le sue uova sono velenose. Il becco a scarpa è uno degli uccelli più strani del mondo. Di sicuro è anche un campione di chi distoglie prima lo sguardo perde. Può infatti restare immobile per ore con lo sguardo fisso e la testa piegata all'ingiù. Dato il suo sguardo arcigno, si può intuire un certo caratteraccio. In effetti è noto per il suo morso molto potente. Questa specie è imparentata più con i pellicani che con le cicogne ed emette un verso molto simile. Il Babi Russa, un autentico cinghiale preistorico ancora esistente, vive in Malesia, dove è noto come maiale cervo. Non male come definizione, visto il corpo tozzo miracolosamente sostenuto da zampe snelle e delicate. I maschi hanno enormi zanne ricurve e rivolte all'insù, a volte lunghe fin quasi sulla testa. Sembra la versione suina di un orco. Esistono pitture rupestri che lo ritraggono risalenti ad oltre 35.000 anni fa. A differenza di altri suini, i Babi Russa non scavano il terreno perché non hanno il cosiddetto rostro sul muso. Il rostro è un osso che serve a mantenere il muso stabile e rigido. Privi di rostro, i Babi Russa non possono infilare il muso nel suolo. La salamandra gigante cinese è un curioso anfibio che esiste sul nostro pianeta da 170 milioni di anni almeno. Si tratta peraltro dell'anfibio più grande esistente oggi. Può crescere fino a superare in dimensioni una persona adulta, quasi 2 metri, per un peso di 50 kg. La coda occupa metà della lunghezza totale. Malgrado ciò, è difficile da vedere perché è una vera maestra del mimetismo, specie sui fondali dei fiumi in cui vive. Il Tuatara a prima vista sembra un comune iguana, ma è un vero fossile vivente, tanto che esiste da almeno 250 milioni di anni. Tutto in questo animale sa di preistoria. Presenta ancora un primitivo terzo occhio sopra la testa. Difficile però da notare, dato che il suo corpo è coperto da robuste scaglie. Secondo gli scienziati, quel terzo occhio è in realtà una sorta di sensore che il rettile usa per adattare le funzioni biologiche al tempo stagionale. Il Tuatara ha un ottimo udito, malgrado non abbia le orecchie, come quasi tutti i rettili moderni. Anche i pesci sentono i suoni nello stesso modo. Le meduse sono presenti sul nostro pianeta da oltre 500 milioni di anni. Esatto, erano qui almeno 250 milioni di anni prima dei dinosauri. Il loro corpo è quasi del tutto composto di acqua, quindi i loro fossili sono molto rari. Il più antico, scoperto nello Utah, è datato 505 milioni di anni fa. Questa specie di medusa, la Turritopsis dorni, è praticamente immortale. Quando è sottoposta a forti stress ambientali, che per qualsiasi altra specie di medusa sarebbero la fine, è in grado di resettare il suo ciclo biologico, tornando allo stadio giovanile. In pratica, ricomincia da capo.